Monaca, permettetemi di presentarvi subito l'ospite che vedete qui alla mia destra. Si tratta di Paolo Beccegato, un volto noto ai nostri telespettatori, direttore e responsabile della Caritas, del servizio dell'area internazionale della Caritas. Buonasera, buonasera Paolo. Buonasera. Con lui e con voi vorremmo approfondire la vicenda, una vicenda che, della quale tutti i giornali oggi ne parlavano, dopo il riferimento che è stato fatto da Papa Francesco ieri durante la messa per ricordare Sant'Ignazio. E che cosa ha chiesto il Papa? Il Papa ha chiesto di pregare per questo sacerdote del quale stiamo vedendo l'immagine, per padre Paolo Dall'Oglio, è un gesuita di rito siriaco. Sono ormai 3 giorni, Paolo, che è irreperibile, così almeno scrive, lo vedete anche dalle nostre pagine di giornali, da quelle che abbiamo salvato per voi, dall'Avvenire. Non ci sono segnali dalla Siria, raccontaci qualcosa di più. Sì, purtroppo no, perlomeno anche oggi pomeriggio mi sono confrontato con dei missionari che hanno un contatto diretto, e oltre che con i gesuiti, e quindi per ora ancora non ci sono notizie, però rientreremo ancora nei famosi 3 giorni che erano in qualche modo nel conto, erano previsti per questa sua missione un po' delicata. E padre Paolo l'ho incontrato più volte, in particolare qualche mese fa, è veramente una persona di una motivazione, di una condivisione col popolo, infatti c'eravamo anche un po', insomma, animati nelle discussioni e lodevoli, cioè una persona che veramente dà tutto in quello che fa, crede profondamente nella sua missione, è una persona tra le persone, ecco, nelle periferie, come dice il Papa, è veramente una delle periferie più pericolose del mondo. Raccontiamo appunto anche ai nostri telespettatori che sono 30 anni che padre Paolo Dall'Oglio vive in Siria. Sappiamo che ha studiato l'arabo, sappiamo che il suo è un vero e proprio amore per questi popoli, e di conseguenza sta cercando anche di portare la sua esperienza in un paese che è martoriato. Raccontiamo di questa Siria e raccontiamo che cosa sta avvenendo. Sì, partirei da un rapporto di 2 settimane fa, recentissimo, dell'ONU, di una commissione istituita ad hoc per studiare l'andamento del conflitto in Siria, che ha definito questo conflitto un conflitto peggiore di quello della Bosnia, come immagine, diciamo, plastica di quello che può significare una guerra che sostanzialmente in 2 anni ha ormai superato le 100.000 vittime direttamente imputabili a questo conflitto armato. Si parla di 4 milioni di sfollati, di persone che hanno perso la casa internamente al paese, e più di 2 milioni fuori dal paese. In realtà, secondo le nostre fonti, sono molto di più, perché sarebbero già solo più di 2 milioni solo in Libano, e quindi sarebbero molti di più. Il problema è che anche i conteggi sono molto difficili, e quindi dare dei numeri a questo conflitto armato è molto difficile. Un altro elemento molto preoccupante è stata l'escalation molto forte che ha coinvolto moltissimo i civili, appunto anche membri della chiesa, delle chiese, ricordiamo i 2 vescovi che sono stati rapiti proprio nel tentativo di ortodossi, nel tentativo di dare aiuti umanitari alla popolazione. Noi conosciamo molto bene Caritas Siria, che è presieduta da Monsignor Antoine Odo, che anche lui è un gesuita, molto attento, molto discreto, ha suddiviso il territorio in 6 regioni, individuando 4 priorità, il tema degli aiuti umanitari, il tema dei medicinali, gli anziani come fasce deboli, e il tema appunto dell'alloggio, perché questa enormità di persone su 20 milioni, la proporzione è enorme, cioè 4 milioni su 20 sono, insomma, circa il 20%, una persona su 5 sostanzialmente. Ma possiamo dire che tutta la popolazione della Siria è ormai segnata e provata da questo conflitto. Ecco perché, insomma, il contesto complessivo è veramente molto preoccupante. Dove potrebbe essere padre Paolo? Noi sappiamo appunto che padre Paolo in questi giorni è tornato, ed è tornato più volte, pur essendo stato espulso il 12 giugno del 2012 dal regime, dal governo di Assad, è stato espulso da questo paese che ormai considera il suo, dopo esserci vissuto
circa 30 anni. Sappiamo che nei giorni scorsi è rientrato attraverso il confine dal nord e sta cercando appunto di portare in qualche modo aiuto, cioè sta cercando il dialogo. E allora, in questo momento in quale zona potrebbe essere? Dunque, una possibilità è quella che lui sia andato a tentare di mediare la liberazione di altri ostaggi. Il problema che ci viene segnalato ormai da mesi è che i rapimenti di ogni tipo, ecco, non solo legati strettamente a motivi, diciamo, militari, ma proprio rapimenti di civili, di inermi, insomma, anche a fini semplicemente di approvvigionamento di fondi, sono ormai una normalità. Noi proprio all'inizio di giugno abbiamo partecipato ad un incontro specificatamente sul conflitto in Siria, ma coinvolgendo anche tutte le Caritas dei paesi confinanti. E questa considerazione, cioè il tema delle varie dinamiche belliche, ma anche delle modalità con cui la guerra viene combattuta, così atroci, comprendente anche quella dei rapimenti, era stato lanciato come una denuncia, un appello molto forte, cioè attenzione al tema dei rapimenti perché sta diventando un'attività normale. Ecco, cito proprio le parole dei partecipanti di questo incontro sul conflitto in Siria. Ecco perché, insomma, la preoccupazione sale col passare dei minuti e appunto dell'imprevedibilità di quello che possa essere l'esito di questa vicenda. Cerchiamo allora di capire qualcosa di più anche a proposito della personalità di Padre Paolo. Noi abbiamo al telefono il nostro Maurizio Dischino, che l'ha incontrato e proprio qui in questi studi l'ha intervistato. Maurizio, che impressioni hai avuto? Chi è Padre Paolo Dall'Oglio? Padre Paolo Dall'Oglio, il vero Padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita, il religioso, il missionario che ho conosciuto io, è forse quello che è uscito fuori nel colloquio che ha preceduto l'intervista che poi ha rilasciato a TV 2000 durante lo scorso ottobre missionario, il 25 ottobre. È uscito fuori una persona che è andato in Siria perché lui crede che il futuro di ogni popolo che si trova coinvolto in questo momento storico nelle cosiddette primavere arabe o autunni arabi, si può costruire soltanto sull'armonia e nella conoscenza reciproca. Tant'è vero che lui poi diceva: io quando sono arrivato in Siria all'inizio degli anni Ottanta, che cosa ho fatto? Mi sono detto: devo assolutamente conoscere l'arabo, conoscere le culture che gravitano in Siria, e dice: ho studiato per 10 anni l'arabo e il Corano, e poi si è messo all'ascolto e poi si è messo insieme con altri per cercare di costruire questa armonia nel dialogo interreligioso, interculturale. È per questo motivo che lui è riuscito ad entrare a Raqqa nel nord e è accolto dai giovani che lo conoscono, perché lui è veramente un faro di dialogo interreligioso e interculturale. E un'altra cosa mi ha colpito di Padre Paolo, quando io gli ho detto: ma chi è il missionario, il gesuita Padre Paolo? Lui ha detto: io sono un credente in Gesù di Nazareth, ma innamorato dell'Islam, e il mio Gesù di Nazareth è quello della spiritualità di Charles de Foucault. La spiritualità di Charles de Foucault è quella che vive il modello di Gesù prima della vita pubblica, cioè nel nascondimento tra la gente, nella periferia, lontani dai centri dove si sviluppa un po' tutta l'attenzione, la grande attenzione, cioè quello tra la gente, della vita privata. Quindi questa è un po' la sua spiritualità che ha colpito. Grazie Maurizio, davvero grazie. Noi ritrasmettiamo proprio questa intervista, quella realizzata da Maurizio Dischino. Cercheremo di capire a fondo la personalità, ma soprattutto la spiritualità e il profondo desiderio di dialogo che c'è in questo gesuita, per il quale anche Papa Francesco ieri ha voluto pregare. Ascoltiamo. Padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, missionario in Siria per 30 anni e poi purtroppo il 12 giugno del 2012 è stato costretto a lasciare il suo paese, così possiamo dire, Padre Paolo,
perché è sempre stato un testimone diretto di quello che ha visto e sentito, di tutte le repressioni del regime di Bashar al-Assad sulla popolazione civile. Anzitutto grazie per essere con noi, Padre Paolo. Piacere mio, grazie a voi dell'ospitalità. Ecco, Padre Paolo, 12 giugno 2012 sei stato costretto a lasciare il tuo paese, perché così consideri la Siria. Come ti sei sentito quel giorno? No, non avrei creduto, ecco, che l'esilio fosse così amaro. In fondo io sono nato a Roma, esco dalla Siria, torno a ritrovare i miei genitori anziani a casa, che forse mi stanno vedendo. Adesso salutiamo, faccio ciao, la mamma, ciao, che mamma. Ti sta seguendo, sicuramente. Quindi, ma l'amarezza dell'esilio, l'ingiustizia dell'esilio. Io ho incontrato dei siriani in tutto il mondo, di cui molti sono non solo vecchi esiliati dagli anni 70 e 80, ma i figli degli esiliati. È una ferita addirittura che passa di padre in figlio. È una cosa grave, perché è uno sradicamento ingiusto. E io adesso sono solidale, ma ho come questa impressione di aver lasciato l'anima lì e andare in giro solo col corpo. Però, Padre Paolo, in qualche modo tu sei sempre attento e guardi e ascolti tutto ciò che sta succedendo adesso in Siria. E possiamo dire che la frase che è stata scelta per l'Italia, per la giornata missionaria mondiale di domenica scorsa, ma per tutto l'ottobre missionario, è la frase che calca bene la tua missione. Ho creduto, perciò ho parlato. La lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Che cos'è che tu hai creduto e poi parlato in Siria? Io credo di aver parlato anche con la mia vita, non solo con le chiacchiere, o con la predica, che è più onorevole che le chiacchiere. La mia è un'avventura della quale io stesso mi meraviglio, nel senso che una volta che ti metti alla sequela di Gesù succedono delle cose fantastiche. E in fondo io ero molto orientato a questioni sociali all'inizio della mia vocazione, lo sono rimasto, ma l'Islam mi è stato come proposto durante gli esercizi spirituali: occupatene, prendi a cuore questo in nome del mio cuore. Il mio Signore mi dà una missione che riguarda un'urgenza. Questa sarà la prossima priorità. Preparati per questo. Passa 10 anni a prepararti, a studiare arabo, a studiare l'Islam, a diventare simbolicamente musulmano, ad entrare in profonda comunione con le antiche chiese d'Oriente che da 14 secoli vivono con i musulmani. Quindi inculturati, radicati, incarnati lì. Ed è questo è un parlare che viene da un credere. C'è questo mistero della persona di Gesù che non chiude in un guscio culturale chiuso, ma che ci lancia in tutte le direzioni dell'umano, delle civiltà, delle grandi religioni. È stato veramente appassionante e lo resta. Forse tutto questo può essere riassunto nel libro che tu hai scritto, pubblicato nel 2011 dalla Yacabook, Innamorato dell'Islam, credente in Cristo, che sembra quasi un ossimoro, ma un ossimoro non lo è. Credente in Gesù, sì, credente in Gesù, perché non creda che Gesù sia Cristo, al contrario, è proprio per dire che Gesù è il Cristo, Gesù di Nazareth, perché Charles de Foucault per me resta fondamentale, passando per il suo discepolo Louis Massignon. Quindi in questo senso la mia vocazione è foucauliana, in questa estetica del Vangelo di Nazareth, sempre da ritrovare. Se no la fede potrebbe essere la fede in una chiesa dei trionfi, invece è sempre fede nel Cristo di Nazareth. Questo cambia tante cose e spinge all'innamoramento nei confronti degli uomini. Per me, quando si dice amo tutta l'umanità,
vengono dei dubbi. Amo una persona, è più facile crederlo, verificabile. Per me amare tutti gli uomini con Gesù è innamorarmi di questa realtà. Gesù mi chiede di amarglieli. Anzi, mi rivolge a loro, amameli, occupatene per me, per il mio cuore, in mio nome, in persona Cristi, nella persona di Gesù io vado all'Islam. E allora scopri un mistero. È solo l'amore che ti fa scoprire una persona, è solo l'amore che ti fa scoprire, l'amore che valorizza, che ti fa scoprire una civiltà, un popolo. I difetti ci sono, le difficoltà ci sono, il labirinto della vita, le immense difficoltà storiche, dopo il colonialismo, dopo la fine del mondo comunista, immense difficoltà del mondo musulmano, ma le difficoltà si superano se si è amati. Certo, ne ha fatta di strada quel ragazzo di cui scrive il giornalista francese Guillaume de Monjou nel libro Marmusa, un monastero, un uomo, un deserto, quando dice: Paolo Dall'Oglio, militante di sinistra dalle idee brillanti ma studente mediocre, va a lavorare in un cantiere di Fiumicino, allora quartiere periferico di Roma, dove ripara barche, dove scopre la solidarietà operaia. Poi, dopo la maturità, comincia a maturare la sua vocazione e nel 75 entra nella Compagnia di Gesù. Come è scattata questa scintilla, la tua svolta della vocazione? Forse in casa c'è sempre stato un richiamo forte alla fedeltà, alla coerenza. Io posso dire che e ringraziare i miei genitori per una testimonianza di fedeltà e di coerenza che è continua, che continua fino ad oggi. Poi qualche esempio di qualche prete solido. Ricordo la testimonianza di una suora contemplativa che ci spiegava il corpo mistico di Cristo, però lo spiegava col corpo, con gli occhi, con le mani, con l'anima che saltava fuori. Quindi ha sperimentato, quindi ha creduto, quindi parla. Io dissi a un mio amico, ma guarda questa... Questa dice quello che vive. Ecco, quindi grandi testimoni della mia vita, a cui io sono gratissimo, e in un ambito culturale difficilissimo, erano i primi anni 70, grandi difficoltà e anche grandi prospettive. E poi, sai, quando c'è un ragazzo che dice, forse c'ho la vocazione, sempre chiedere quando lo hai sentito, dove ti trovavi. Perché Dio, che è Dio del cielo e della terra, è sempre presente nell'esserci in un luogo ed in un momento preciso. Altrimenti forse sono fantasie. E questo essere Dio presente nella mia vita, di un ragazzo generoso e disordinato, è stato poi l'avventura, io dico magnifica, della mia vita. Comunque vado a finire. E un'avventura magnifica che ti ha portato poi, sempre leggendo la sinossi del libro Marmusa, a un certo punto, tramite una vecchia guida turistica della Siria, viene a conoscenza che c'è un monastero diroccato, abbandonato da diversi secoli, Marmusa, e tu ti metti in testa che lo devi far risorgere come una comunità interreligiosa, cattolici, ortodossi, ma aperta a tutti al dialogo interreligioso con i musulmani. Una follia? Ma non so, a me non è parsa una follia, a me è parsa una cosa bella follia. Estrema, sì, ma mi è dato del folle, insomma, vuol dire, è apparsa una follia a molti, ma a me sembrava molto logica. Profetica. Sembrava molto logica, quei primi 10 giorni di specie di campo scout da solo in cima a quella montagna, il sentimento forte che avevo trovato il luogo, il posto per dar corpo a una visione, e quella visione è una visione già islamo-cristiana, perché il monastero antico fa parte del mondo simbolico musulmano. I musulmani, fin dall'epoca del profeta Muhammad, su di lui pace e benedizione, e poi forse oggi bisogna veramente dire
tanti auguri a tutti i musulmani e io propongo che oggi tutti si cerchino un vicino di casa, un compagno di scuola musulmano per dirgli tanti auguri per la festa del sacrificio di Abramo, che è la festa dell'Adha che si celebra domani. Lo dirò questa sera tornando a casa, ecco, alle due persone che lavorano proprio di fronte a casa mia, lo dirò. E quindi questa vita monastica cristiana è nel Corano, è nell'esperienza dei primi musulmani. E quindi io ho avuto questa magnifica gioia di vedere il luogo cristiano che diventa di nuovo significativo per una società a grande maggioranza musulmana. Migliaia di musulmani in famiglia venivano il venerdì a visitare il monastero con un'attitudine di pietà e di rispetto. Il diario monastico islamo-cristiano, anzi c'è da dire che il libro intitolato Marmusa è edito dalle Paoline. C'è un altro libro, il diario monastico islamo-cristiano, La sete di Ismaele, edito dal Segno dei Gabrielli, ultimo libro pubblicato, scritto da te padre Paolo, che racconta un po' gli ultimi anni della Siria. E tra l'altro lo vediamo sul sito www.popoli.info, raggruppa all'interno della sezione Idee gli scritti di padre Paolo inviati prima di giugno dalla Siria e dopo giugno praticamente dall'Italia. Oggi la Siria, la tua Siria, cioè qual è la sofferenza per la tua Siria? C'è un regime, quello di Bashar al-Assad, un regime vero e proprio che reprime i civili. Qui abbiamo visto le immagini di persone costrette a lasciare il paese verso la Turchia, verso il Libano, la Giordania, verso l'Iraq. Oggi la tua Siria che cosa sta vivendo? Questa è una tragedia tanto più grande quanto più l'impressione che il mondo si senta completamente paralizzato, incapace di intervenire efficacemente. Noi abbiamo sperato a lungo che questo regime potesse evolvere verso una democrazia matura, che una società civile emergesse. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo fatto dei convegni, abbiamo scritto dei libri assieme in arabo, musulmani e cristiani assieme. E poi è venuto un tempo di crisi, il momento con il quale sorprendentemente i nostri giovani si sono assunti la responsabilità del cambiamento. L'hanno preteso, hanno fissato loro la data del cambiamento a partire dalla Tunisia, l'Egitto. In Siria dal marzo 2011. Sì, per ultimi, perché certo, la paura della capacità capillare del regime di reprimere era nota ai nostri giovani. Tuttavia è venuto il momento di cambiare. La massa dei siriani sperava che il presidente avrebbe preso lui la guida del cambiamento e che l'avrebbe, proprio perché c'era una forte pressione internazionale e locale, avrebbe potuto fermare la mafia di famiglia, bloccare i meccanismi dittatoriali e aprire al cambiamento. Purtroppo invece è stato lui vittima della struttura di casa ed è diventato il capo della repressione. Quindi c'è questa tragicità che viene dal fatto che alcuni settori della società siriana, per affiliazione clanica, per appartenenza religiosa, per paura dei nuovi soggetti, sono rimasti col regime, addirittura a ripetere le teorie del complotto, la manipolazione dell'opinione da parte del regime, e quindi la società si spacca e si va alla guerra civile. I giovani scesi per strada disarmati vengono torturati, poi scelgono o la guerra armata o l'esilio. È una società che va in frantumi e tutti litigano in Siria. La Siria ring dei conflitti altrui, Iran, Arabia Saudita, Russia, per procura, Russia, certo, Russia, NATO, si ha l'impressione che forse Israele vuole soprattutto indebolire un pericolo che si trova a nord del paese, pensando che la vera questione sia la sicurezza, mentre la vera sicurezza viene dall'amicizia, viene dalla riconoscenza reciproca, viene dall'ospitalità
reciproca, viene dalla giustizia. Tanti peccati si sfogano oggi in Siria e purtroppo una parte della comunità cristiana rimane non solo taciturna, ma schiacciata dall'appartenenza e anche abbandonata e talmente impaurita dal cambiamento da non riuscire a separarsi dal regime e quindi si va via proprio, ecco, si emigra. Purtroppo siamo in chiusura, padre Paolo, ma prima di chiudere io vorrei segnalare sempre sul sito www.popoli.info, prendete nota perché avete tempo fino al 31 ottobre andare sulla sezione, nell'articolo, per sostenere la candidatura di padre Paolo Dall'Oglio a ricevere un premio per la pace della Regione Lombardia. Quindi ci sono tutte le indicazioni per poterlo fare entro il 31 ottobre. Grazie per questa testimonianza di pace, di Maurizio, denuncia. Maurizio, fammi dire un'ultima frase su questa cosa. In che senso padre Paolo è un uomo di pace? Io ci credo. Perché chiede alla diplomazia di fare il suo dovere fino in fondo, di muoversi, di andare a Mosca e di andare a Teheran e di andare a Gerusalemme. Chiede ai non violenti di esserlo davvero, non da casa di fronte alla televisione. Io chiedo oggi agli italiani di mobilitarsi in modo non violento per la Siria, sia nell'umanitario, raggiungendo tutti i bisognosi, sia nel politico, proponendo e incoraggiando le soluzioni autentiche che passano per il riconoscimento del diritto alla democrazia dei siriani. E tre, di sostenere questo popolo che chiede democrazia e diritti e che dolorosissimamente persegue la difesa, l'autodifesa, con infinite contraddizioni che vanno denunciate. Io chiedo che la Corte sui crimini di guerra in Siria non riguardi solo il regime, ma anche l'opposizione e la resistenza. La Siria può tornare, può diventare la sorgente dell'armonia interreligiosa, interculturale, mediterranea. Ci riguarda tutti. In questo senso vorrei servire la pace. E in questo senso un motivo in più per sostenere questo premio. Grazie padre Paolo Dall'Oglio. E riprendiamo le fila del nostro discorso. Abbiamo visto l'intervista, la nostra intervista a padre Paolo Dall'Oglio, realizzata dal nostro Maurizio Dischino. C'è preoccupazione, dicevamo, per padre Paolo, una figura di riferimento tra i cristiani siriani che si oppongono al governo di Bashar al-Assad. Aveva scritto su Facebook padre Paolo qualche giorno fa: pregate per me, perché abbia fortuna in questa missione per cui sono venuto qui. Padre Paolo, l'abbiamo sentito, è stato espulso dal paese che considera il suo, dalla Siria, e perché probabilmente si era posto anche a favore di questo piano di pace dell'inviato Kofi Annan per la pace. Ebbene, è rientrato nel febbraio scorso attraverso il Kurdistan iracheno in un pellegrinaggio, lui dice, di dolore e di testimonianza in questa Raqqa conquistata dai qaedisti, che hanno fatto prigioniero il governatore, hanno issato la bandiera nera, hanno chiuso le chiese cristiane. Lo vedete, proprio a questo fanno riferimento le immagini che state vedendo. Sono del 28 luglio, padre Paolo parla in arabo assieme a questi ragazzi di Raqqa. Adesso siamo ritornati nel nostro paese, manifestazioni in favore del popolo siriano piegato dalla guerra civile. Paolo, che cosa possiamo augurarci per questa storia? Ma a me viene in mente una considerazione rivedendo questa intervista, e cioè, prima di tutto, il fatto che padre Paolo Dall'Oglio è un po' la punta di un iceberg, di una chiesa che veramente non è timida, cioè che si sta spendendo. Pensiamo al grande tema degli aiuti umanitari, cioè che forse in qualche modo vengono trascurati, cioè il fatto che comunque è una chiesa che soffre insieme alla sua gente, che va, ricordo un altro gesuita che diceva, dopo un bombardamento lui è voluto andare
nel luogo bombardato, villaggi remoti dove non ci sono cristiani a vedere, conoscere, portare la solidarietà, portare degli aiuti. Quindi l'auspicio, quell'auspicio che faceva Padre Paolo della pace per tutto il paese e del suo insomma, rapido rimettersi in comunicazione con i suoi, con noi, con tutti, perché questi tre giorni di per sé sono ancora in corso e quindi la preoccupazione aumenta, però dobbiamo anche essere insomma, realisti. Cioè, lui ha detto in questi tre giorni io staccherò il cellulare, quindi questi tre giorni devono terminare e l'auspicio è che questa pace per tutta la Siria, questa pace per lui, questo aver raggiunto la sua missione che veramente da 30 anni sta perseguendo con il pieno coinvolgimento di tutte le sue forze, anche questa volta vada a buon fine. E proprio a questo proposito dobbiamo ricordare che Abuna Paolo, Padre Paolo, così lo chiamano in Siria, gesuita, proprio un altro gesuita, Padre Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, ha precisato che si tratta di una persona coraggiosa, informata del rischio, che conosce bene quei luoghi. Siamo convinti, ha detto, che lo fa per motivi molto alti, sa quello che fa, noi gli siamo vicini spiritualmente, ma anche non abbiamo altre informazioni specifiche. Queste le parole, ecco, lo vedete, il nostro padre Lombardi, portavoce anche di Sua Santità. Nell'intervista a Maurizio Dischino, padre Paolo parlava di inculturazione, parlava di missionarietà. Appunto, quello che noi abbiamo visto è proprio questo anelito che c'è anche un po', forse è proprio una cifra dei gesuiti, non ti sembra? Sì, e anche il fatto che lui, insomma, lui parla moltissimo di questo amore, no? Però anche di quanto lui sia amato da questa gente dopo tanti anni, quindi è un anelito, è un ricambiato, è un uomo che veramente è diventato parte di un popolo. Ecco, durante quel dibattito che io ebbi con lui, gli ho riconosciuto veramente la sua piena inculturazione. E questo emerge da tutto, tutta la conoscenza della lingua, delle tradizioni, delle parole che ci fece anche ripetere insieme durante la marcia per la pace del 31 dicembre dello scorso anno, per esempio. Ecco, tutte dimostrazioni di questo fatto. E allora, questo spazio noi lo concludiamo proprio con un appello assieme a Paolo Beccegato, perché la missione, questa mediazione, se di questo si tratta, si concluda nel miglior modo possibile per padre Paolo Dall'Oglio, e perché possa rimanere in Siria, se è quella il suo desiderio, ma possa anche tornare anche presto in Italia, no? Naturalmente. Certo.